Fabrizio C. Sì. Allora, fra poco si esibiranno i ragazzi della scuola AFN di Cetraro e faranno delle esibizioni. Vi ricordo che la scuola AFN di Cetraro ha anche una succursale a San Marco Argentano e all'Hotel Europa. Prova la tastiera. Ci siamo. Allora, il primo è Niccolò Sollazzo, che si esibirà con l'organetto, quindi una scuola di organetti, si esibirà per voi Niccolò Sollazzo sul palco. Maestro ci dà il via quando vuole. Adesso si esibirà Francesca Impieri, una bellissima bambina, sta arrivando sul palco. Dopo di Francesca Impieri, Denis Mannarino, si tenesse pronto. Bravissima Francesca. Adesso si esibisce Denis. Arriva Denis. Thank you.
bravissima. Adesso c'è, si esibirà Grigori Luigi. Si sente fuori l'organetto? Si sente? Non si... Noi non abbiamo capito se si sente. Sì? Ok. Con l'organetto, tra l'altro dalla corrida fin qua, va bene, sono passati di anni, però ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo ripresa. Allora, come sta procedendo questa serata? Vi state divertendo? State un po' svagando? Dopo una settimana lunga carica di lavoro, ovviamente ci vuole poi un fine settimana un po' diverso dal solito. E allora vi do il benvenuto a questa seconda serata della 27esima edizione della festa d'autunno, la sagra della castagna, finalmente in questo posto immerso in paesaggi incontaminati e ovviamente con una vasta presenza di castagneti, e questo ci dà anche la possibilità di mandare avanti questa meravigliosa festa. 27 anni, devo dire che è più grande di me, cioè 27 anni, ragazzi, non sono un giorno, due giorni, e tra l'altro per questo dobbiamo ringraziare tutti voi sandonatesi, che ogni anno con la vostra presenza ci permettete di replicare questo che è ormai diventato un appuntamento istituzionale. Ovviamente un grazie a voi, ma un grazie speciale va a tutta l'amministrazione comunale, con il padrone di casa, il sindaco Jimmy Di Giorno, che ha fatto anche questa volta un ottimo lavoro. E allora fatemi un applauso. E facciamo un applauso anche al sindaco. Eccoci qua, che tra poco avremo anche sul palco, anche perché è bello poi, no, replicare questi momenti che ci ricordano un po' le nostre tradizioni. Cioè, chi di voi non è mai andato magari anche qualche anno fa? Oggi un po' meno perché siamo presi da tante cose, la vita frenetica, il lavoro, però chi di voi non è mai andato con la propria famiglia a raccogliere le castagne? Quelli erano momenti di estrema convivialità e che è giusto ricordare a distanza di anni. Di sicuro qualche signora o signore avanti un po' con l'età, no, ricorda proprio queste calde arroste che si preparavano davanti al fuoco, il focolare della famiglia,
Insomma, erano momenti davvero, davvero belli, caldi, momenti che bisognerebbe rivivere anche oggi. E come dicevo prima, a volte siamo presi dai social, siamo presi da tante altre cose futili forse, e dovremmo un po' tornare alle nostre origini e dare più spazio a questi momenti belli e che ci riempiono il cuore. Allora, noi abbiamo iniziato questa serata appunto con questi giovani organettisti che hanno fatto la loro bella performance, però continuiamo, e poi ovviamente aspettando l'ospite d'onore, il nostro Cosimo Papandrea, continuiamo con una voce femminile. Pensate che lei nel 2013 è stata tra i protagonisti del concorso Mia Martini a Bagnara Calabra e tra l'altro ha vinto anche una borsa di studio che poi le ha permesso di continuare a studiare musica. Ve la presento subito, Eleonora Alario. Applausi. Buonasera.